tasse. Nessuno ha mai voglia di pagarle, ma tutti siamo obbligati a farlo. C'è chi se ne dimentica e chi invece non le paga affatto. Ma questo Milites è un canale storico, indi per cui oggi parleremo delle tasse medievali. In questo video scopriremo il funzionamento del fisco nel Medioevo, di come si pagavano le tasse e soprattutto quali erano, imbarcandoci in domande esistenziali del tipo: ma nel Medioevo le tasse si pagavano perché servivano a qualcosa di utile oppure perché il signore faceva un po' come c***o voleva? Ma prima di vedere tutto questo, sigla! La nostra storia inizia con un contadino, il nostro Alfredo, che alcuni di voi già conoscono dal precedente video sul Medioevo. Se ve lo siete perso, ve lo lascio come sempre qui sopra o qui sotto in descrizione. Il nostro contadino, dopo mille disavventure, ha deciso di trasferirsi da Monaco di Baviera in una ricca città italiana, ossia Firenze. La giornata del nostro Alfredo inizia come sempre con l'aratura del campo. Tuttavia, oggi è giornata di riposo. E il nostro Alfredo ha deciso di rilassarsi nella sua piccola casa. Ad un tratto però bussano alla sua porta. E quando Alfredo va ad aprire, avrebbe preferito morire. Perché bre, chi è che ha bussato alla porta? Beh, ha bussato l'esattore delle tasse, che richiede ad Alfredo di pagare nuove imposte, il quanto prima, dato che oggi è il giorno di riscossione delle tasse. Ma bre, come funziona il sistema delle imposte nel Medioevo? Allora, partiamo da una premessa. Il Medioevo è stato un periodo lungo quasi più di 1000 anni, quindi è quasi impossibile stabilire un sistema universale per tutte le nazioni medievali, anche perché sono profondamente diverse tra loro. Tuttavia, cercherò di spiegarvi due principali sistemi, ossia quello di stampo feudale e quello di stampo comunale signorile. Come venivano riscosse le tasse nel sistema feudale? Allora, innanzitutto lasciate che vi rispolveri un po' la memoria su che cos'era un sistema feudale. Allora, in buona sostanza, il sovrano delegava ai suoi nobili, ossia i feudatari, alcuni poteri che venivano chiamate regalie, che nella sostanza erano l'amministrazione del territorio, della giustizia e per l'appunto la riscossione delle tasse, il caso che ci interessa. In cambio, i feudatari garantivano la loro fedeltà e servigi al sovrano, soprattutto in caso di guerra. Come ho appena detto, quindi, i feudatari avevano il potere di riscuotere le tasse. Ma quindi potevano fare un po' quel c***o che volevano, bre? Beh, più o meno. I feudatari non potevano scegliere, nella maggior parte dei casi, di poter applicare nuove tasse. Infatti quello spettava unicamente al sovrano. Quindi, quando il re decideva una nuova tassa, i feudatari erano tenuti a dare al re i soldi che richiedeva da questa imposta. E dove li prendevano questi soldi? Naturale, dai sudditi, quindi si rifacevano sui sudditi del loro feudo, tramite gli esattori delle tasse, ossia degli uomini al servizio di questi vassalli che riscuotevano per loro queste imposte. Tuttavia, il feudatario richiedeva molte più tasse di quante il sovrano ne necessitasse, ovviamente per poterci guadagnare e poter mantenere il proprio status di cavaliere. L'unica eccezione a questo sistema è quello rappresentato dal caso inglese. Infatti l'Inghilterra si differenzia principalmente per il fatto che il sovrano non può imporre nuove tasse. Infatti per farlo deve prima consultare il Parlamento. Comunque, per concludere, sì, i feudatari pagavano le tasse alla corona. Tuttavia, dato che tassavano più di quanto servisse, e quindi prendevano una buona parte di questi fondi, de facto non pagavano nulla, ma anzi, ci guadagnavano un sacco. Vabbè, siamo nel Medioevo, come facevano a sapere quanto una persona doveva pagare? Pensiamo ad esempio al nostro povero Alfredo quando era ancora monaco di Baviera. Lì si era in un sistema di stampo feudale e per regolamentare le varie tasse, gli esattori mandati dal feudatario controllavano le proprietà del nostro Alfredo e le annotavano.
Così, quando sarebbe giunto il momento di pagare, gli esattori già sapevano quanto domandare al nostro povero contadino. Questo vale ovviamente su tutte quelle imposte che colpiscono la proprietà, che erano quelle più diffuse, e non quelle sulle persone fisiche. Ma non entriamo nel merito della questione, altrimenti rischio davvero di ammazzarvi dalla noia. Comunque, chi è interessato può trovare il link di approfondimento in descrizione. Invece, per quanto riguarda i comuni? Beh, entriamo ora in Italia. Dopo la pace di Costanza del 1183, firmata tra Federico il Barbarossa e la Lega Lombarda, a quest'ultima venivano concesse dal re tedesco delle regalie, tra cui il diritto di poter gestire in modo indipendente la riscossione delle imposte. A partire dalla metà circa del XII secolo, si sviluppò quindi una tendenza a contenere la pluralità dei detentori di diritti fiscali, questo sia nelle città sia nelle campagne, riconducendo tutto sotto il controllo del comune. Prese avvio così un processo di organizzazione del territorio che fu suddiviso in circoscrizioni, allo scopo di incanalare flussi di beni e di risorse, soprattutto fiscali e militari, che erano destinate alla città. In una prima fase il comune spesso si affiancò ad altri titolari, ad altre figure di spicco del territorio, come i vescovi. Inoltre nelle regioni più impervie, quindi parliamo di quelle più lontane dalla città nei centri rurali, comunque le esenzioni e i privilegi continuavano a caratterizzare questi luoghi, quindi il comune non aveva il totale controllo del territorio, diciamo solo delle porzioni di terra più vicine adesso. Passiamo ora alla fase signorile. In questa fase vi fu una ripresa di concessioni e privilegi, che allo scopo di legare potenti famiglie al principe, al signore, interessavano soprattutto le campagne, in quanto quella società era una società ancora molto legata alla terra, al latifondismo, nonostante la nascente fioritura dei commerci. Invece, sul piano giuridico, l'azione del nuovo signore trovava solitamente piena legittimità nel riferirsi alle istituzioni comunali per richiedere nuove tasse. Tuttavia non si poteva comportare come un sovrano assoluto, dato che doveva far votare i suoi provvedimenti all'assemblea comunale. Doveva sempre fare riferimento all'assemblea comunale. Si può dunque concludere che nell'Italia centro-settentrionale il passaggio dalla fase comunale a quella signorile, almeno per quanto riguarda il diritto di imporre le tasse, non trova molte differenze. Quindi c'è una linea di continuità, anche se rappresentata da svuotate istituzioni cittadine. Da qui in poi il sistema è abbastanza simile a quello feudale. Il comune, o il signore, manda degli esattori delle tasse per riscuotere le imposte che i cittadini poi sono tenuti a pagare. Se ci spostiamo ora nell'Italia meridionale, vediamo una situazione abbastanza differente. Sin dal IX secolo, nel sud Italia, vi fu l'introduzione del sistema feudale ad opera dei Normanni. Quindi, in questo caso, si rientra nel circolo vizioso del ritiro delle imposte da parte dei feudatari che abbiamo già visto precedentemente. Ma bre, noi nei libri di storia leggiamo che anche il clero non pagava le tasse come i feudatari. Beh, non è vero che non pagavano le tasse alle autorità laiche. Diciamo che erano speciali. Analizziamo quindi la situazione del papato. Tutti gli ecclesiastici, dal prete di quartiere fino al vescovo, che questi vivessero nei territori dello Stato della Chiesa o in altri paesi, erano tenuti a pagare un tributo alla sede romana. Inoltre, in base a un principio espresso nel corso del IV Concilio Lateranense del 1215, solo il Papa poteva autorizzare gli ecclesiastici a sottostare alle imposte dei sovrani laici. Quindi, sì, potevano evitare le tasse dello Stato di residenza, ma dovevano comunque versare una quota alla Chiesa Cattolica. Quindi, la storia che nel Medioevo il clero non pagava nulla è completamente falsa. Diciamo che avevano dei privilegi in più rispetto ai semplici sudditi o cittadini che fossero. Questo sì. Ma beh, ora una domanda fondamentale. Perché si pagavano le tasse? Bene, si pagavano le tasse principalmente per due motivi. Il primo era quello di sostenere una guerra. Ora, immaginatevi questi eserciti medievali, composti da mercenari di ogni sorta. Per poterli far combattere servivano tanti ma tanti soldi.
ed ecco quindi che si richiedevano le tasse ai sudditi o ai cittadini. Poi la seconda motivazione è la necessità, ossia quando il comune o il regno avevano bisogno di denaro per finanziare, ad esempio, la costruzione di mura difensive. Poi, nel corso dei secoli, anche per sostenere infrastrutture come ponti, strade e pozzi. Poi teniamo conto anche di un'altra cosa. In molti casi c'era un'insufficienza delle entrate ordinarie, che costringeva perciò a richiedere un tributo straordinario, un tributo in più, e questo andava ad aggravare ancora di più la situazione della popolazione. Senza dubbio, i pericoli esterni offrivano un'ampia e consolidata giustificazione alle richieste di denaro, anche se erano casi abbastanza rari, per quanto nel Medioevo le guerre fossero frequentissime. Tuttavia, progressivamente, si trasformò da straordinario a ordinario. E il normale funzionamento dello Stato, oramai, legittimava la riscossione ordinaria dei tributi anche a seguito del carattere permanente degli eserciti mercenari. Si presentò quindi una giustificazione reale del perché venivano pagate le tasse. Ma il popolo andava bene pagare le tasse? Ovviamente no. Chiunque era tentato di evitare la scure del fisco, in maniera più o meno lecita. E qui passiamo a una parte molto interessante, ossia l'evasione fiscale. E per farlo, ci tengo a leggervi una lettera, tardo medievale, del mercante raguseo Stefano di Goz, il quale racconta nelle sue ultime volontà un episodio accaduto una ventina d'anni prima. Allorché aveva acquistato 51 panni a Verona, che per evitare il dazio del transito obbligatorio a Venezia aveva spedito a Ragusa via Pesaro, ora, giunto al termine della sua vita, si liberava di quel peso e prescriveva ai suoi eredi di consultare due esperti in diritto canonico e civile per capire se vi fossero stati comportamenti degni di censura e se fosse necessario pagare il dazio a Venezia o ai dazieri dell'epoca. Quindi, che cosa possiamo capire da questa piccola lettera? Si può capire che sì, l'evasione fiscale esisteva ed era assai diffusa, soprattutto nel ceto borghese e mercantile, questo per evitare i dazi. Ora, pensate di essere un mercante della Sicilia e di dover portare le vostre merci a Venezia. Pensate che dovete passare dalla dogana pontificia e poi dalla dogana veneta. Dovete pagare due dazi. Questo se lo fate per via terra. Se lo fate per via mare, dovete comunque pagare i dazi. E quindi l'evasione fiscale è un modo per evadere appunto questi dazi che vanno ad opprimere il ceto mercantile. Ma alla fine di tutto questo, che cos'è successo ad Alfredo? Beh, il nostro povero Alfredo si è dovuto piegare ancora una volta alla sua società, che lo vede come un povero contadino pezzente. E ha dovuto quindi pagare un paio di nuove tasse, ossia la decima, il pagamento della decima parte del grano prodotto e anche del vino immagazzinato, l'acquatico per attingere ad acqua e a sorgenti, la beverata per dissetare gli animali nei fontanili, il ghiandatico per raccogliere ghiande o condurre maiali nei querceti, l'erbatico per falciare l'erba di un prato, il legnatico per tagliare e raccogliere la legna di alto fusto. Sì, lo so, assurdo. Il pantanatico per pescare anguille e rane negli stagni, il pascolatico per condurre greggi al pascolo e poi il siliquatico per raccogliere carrube ed altri baccelli, lo spicatico per raccogliere spighe dopo la mietitura, poi il polveratico, la tassa per il danno arrecato alla polvere sollevata del passaggio di carri e carrozze, e ancora il magnifico focatico, ossia un'imposta applicata su ciascun fuoco o focolare, cioè su ciascuna abitazione di un gruppo familiare. E per finire, il magnifico fodro, ossia un'esazione in natura e non nel modo sporco in cui state pensando in questo momento, sotto forma di cibo e foraggio, che i privati cittadini erano tenuti a versare per il mantenimento del sovrano e del suo apparato amministrativo e militare. Quindi, e concludendo, possiamo dire che pagare le tasse nel Medioevo faceva schifo. Non quanto oggi, ovviamente, ma faceva schifo. Comunque era una necessità, nel 90% dei casi giustificata e necessaria. E questo la popolazione lo sapeva e se voleva sopravvivere doveva cercare quanto più possibile di pagare. Io
Vi ricordo di iscrivervi al canale, altrimenti vi faccio pagare tutte le tasse possibili e immaginabili, anche il fodro. Vi ricordo di passare dal mio Instagram e sito web con i relativi link in descrizione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Bonis omnibus, ad vesperam!